Grazie per essere intervenuti così numerosi. Questo che è un convegno un po' particolare perché nasce dalla collaborazione di diversi soggetti, alcuni molti amici, collaboratori, gli architetti Italo Cerullo, l'architetto Massimo Di Gregorio, l'architetto Italo Storace, l'avvocato Carmine Barlotti, il mio responsabile di segreteria Carmine Giordano, ma tanti altri, forse ne dimenticherò alcuni, poi tutto lo staff del direttivo dell'Associazione Italiana di Imprese, Martino Bassanati, che poi prenderà la parola per un breve saluto. Naturalmente ringrazio le istituzioni che ci hanno concesso un loro luoghi, ma non per un fatto di meramente grafico, ma semplicemente perché noi crediamo nelle istituzioni. Ringrazio anche l'Università degli Studi di Salerno, aspettavamo il rettore, ma per impegni presi recentemente non è presente. Noi, e non a caso qui oggi sono presenti tre dei migliori istituti superiori di istruzione della vita. C'è l'Istituto BTC Mario De Vivo di Castellammare con una sessanta di studenti accompagnati dalla professoressa Isabella Pellini. L'Istituto di Istruzione Superiore
Cenni Marconi di Valle della Lucania, accompagnato dal professore ingegnere Antonio Pio Marino, e l'Istituto Tecnico Antonio Genovesi. I presidenti sono accompagnati dai docenti Gerardina Gabriele, Adele Cavallo, Giuliano Esposito, agli studenti, ai docenti. Ringrazio inoltre per la collaborazione il direttivo. Io qui vi rappresento come presidente di questa associazione e il direttivo ha avuto naturalmente l'onere e l'onore di organizzare questo hanno accettato cortesemente il mio invito. Ve li presenterò nel corso dei lavori, man mano che prenderanno la parola, per affrontare gli argomenti che sono stati loro assegnati. Grazie il presidente della Camera di Commercio di Salerno, il dottor Andrea Preta, che credo sarà qui a breve per un saluto. Questa bellissima sala. Io sono stato in un'associazione, ce ne sono tante, guardate, non è che abbiamo inventato l'acqua. Nel sostenere le imprese in un momento di grande difficoltà, l'ho dimenticato. Ringrazio per la presenza anche il presidente del ruolo estremamente importante nella emergenza, non solo della nostra provincia, ma anche di altri. Volevo riprendere, mi sono perso un attimo. Vedete, alle mie aggiungo 160 imprese associate, e non è poco. Il problema non sono imprese soltanto del mercato, i nostri convini, nel senso che abbiamo anche imprese del nord, che si sono associati. Partiamo dalle cose più semplici. Questo simbolo. Questo simbolo è una miglia, merito. È nato da uno schizzo che ho fatto quando alle imprese ho pensato, naturalmente alle imprese di costruzione, alle imprese meccaniche, quindi meglio non poteva essere rappresentato da due penne di due scavatori che simbolicamente sembrano stringersi la mano. Poi ho pensato, dando uno sguardo all'internazionalizzazione, quali sono gli intenti, gli scopi di questa associazione. Io credo che oggi è importante associarsi, perché come dicevo questa crisi dell'economia ha portato a un momento di profonda crisi. Secondo gli ultimi dati Istat, gli investimenti nel 2015 sono calati del 12%. Quindi le imprese devono avere, a mio parere, il territorio in cui operano. Bisogna uscire dai mercati locali e avere uno a paesi, diciamo, vicini, a mercati vicini. Per fare questo, imprenditori, immediatamente pensate a delocalizzare un'azienda vostra. Ecco il compito dell'associazione. L'associazione, come vedremo, avrà il compito di... Quindi, oggi non a caso, parleremo della Macedonia. Perché? La Macedonia...